facciamo la contami fare qua, cosa? Quella storia che tu hai scritto nel libro Udine Bellissima. Ah sì, è vero, allora cominciamo dal posto giusto per parlare di Udine, della storia di Udine, della sua storia come città, perché siamo sotto il colle di Udine, che senza il quale sembra potremmo dire paradossalmente che Udine potrebbe non esserci. Va bene, perché quelle colle, questo tantissimo importante? È importante perché in mezzo alla pianura friulana ha consentito fin dalla preistoria un insediamento di carattere militare, quindi ha sempre funzionato come presidio. Udine come città si è sviluppata molto tardi, ma fino a un certo periodo, cioè fino al Medioevo, è sempre stato poco più che un presidio militare, con qualche casa, insomma un piccolo villaggio sostanzialmente. E dove stiamo andando precisamente? Beh, noi stiamo andando alla sommità del colle, che si trova qualche decina di metri sul piano della città. Lo stiamo percorrendo sul lato est, che è quello opposto al lato dove dove la città si è sviluppata alle origini. Va bene Amerigo, siamo arrivati in quel posto che tu hai detto importante tantissimo. Che cosa è? Certo, è importante perché, come dicevo prima, il colle è quello che giustifica Udine, perché questo era un posto nella pianura che era al di fuori della viabilità principale. Infatti i centri più importanti si sono attestati sulla centuriazione romana, che appunto non passava di qua. Ecco, il Cardo, per intenderci, passava circa 4-5 km, cioè l'altezza di San Gottardo verso est. Qui non ci si arrivava per sentieri secondari. Il colle ha avuto questa importanza, proprio quella di essere interessante ai fini di un'attività militare di presidio, che ovviamente ha avuto anche qualche casupola, insomma, qua un piccolo villaggio. Infatti qua noi adesso vediamo il castello, vediamo che è un palazzo in realtà, e che non era lì all'origine, era più da questa parte. Abbiamo la casa della confraternita, la casa della contadinanza, no? E la più antica chiesa di Udine, la chiesa di Santa Maria, col campanile e il famoso angelo dorato sopra che ci indica la direzione del vento. Ma in realtà all'origine qui c'erano anche delle case che poi sono state demolite, cioè praticamente l'antica Udine della preistoria in pratica era tutta quanta abbarbicata al colle. La seconda cosa, il secondo aspetto per cui questo colle è importante è che quando poi Udine nel 200 si è sviluppata come città, qui che vi dico, ecco, siamo arrivati in fondo alla discesa, siamo arrivati al piano di città e ci arriviamo attraverso l'ingresso-uscita, che è questo bellissimo manufatto, opera del Palladio, noto come Arco Bollani, fatto nel 1556, come scritto nella targa sul muro. Ecco. E arriviamo finalmente al centro laico e commerciale della città. Siamo arrivati intanto a Piazza Libertà, che è stata l'ultima piazza di Udine ad essere fatta nel Medioevo, tra Medioevo e Rinascimento, perché prima qui in mezzo alla piazza c'erano solo delle case, no? Che sono state demolite appunto per fare una piazza di prestigio per la città, che riteneva di non averla. Va bene, Amerigo, andiamo nel Mercato Vecchio. Andiamo, andiamo, che ne dici? Noi andiamo all'origine del centro storico di Udine. All'origine, esattamente. È di qui che è partito lo sviluppo di Udine come città. Andiamo. Beautiful, huh?
Bellissima piazza.